cari amici del Coffee Break, bentrovati nel 2023. Ancora in compagnia di questa rubrica per avere insieme il tempo di un caffè e, perché no, ascoltare un versetto della Bibbia che ci possa accompagnare in questa giornata. E allora apriamo questo anno nuovo con un testo molto particolare, è il libro del Coelet, e la riflessione che dopo aver sorseggiato il nostro caffè vorrei ci accompagnasse in questa giornata è proprio la constatazione che molte volte noi ci rendiamo conto che appoggiamo le nostre certezze su qualcosa che svanisce, svanisce come nebbia al sole. Questo è quello che il nostro amico Coelet chiama vanità. E vanità delle vanità, tutto è vanità. È l'adagio più famoso probabilmente del nostro sapiente che vuole portare l'attenzione a ciò che davvero è importante all'interno della nostra vita, ciò che rimane per sempre. Allora, intanto che sorseggiamo il nostro caffè, proviamo a pensare all'interno della giornata di oggi quali sono le cose che sono veramente importanti, quelli che rimangono anche quando c'è pieno sole e quali invece spariscono, sono momentanee. E al passare degli eventi, forse anche di quella che è la stessa propensione, quando ci cambiano le nostre priorità, svaniscono come nebbia al sole. Ciascuno di noi può fare tesoro della sua vita passata e, perché no, fare qualche proposito per la sua vita futura. È pronto il nostro caffè. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità. Tutto è vanità.